salute. Per me questa è una finale particolare, perché l'inglese è una finale di gioco contro Vellara. Ho giocato con due anni, per due anni con Kobe Bryant, e una delle finali giocate con Vellara in Piazza della Vittoria ha partecipato anche lui. In queste settimane se ne sono sentite tante. Kobe aveva giocato due finali con Vellara, in realtà ne ha giocato soltanto una nel 1990. E questa settimana, scartabellando il libro dei ricordi, ho trovato un articolo che mio padre aveva tenuto, diciamo, di quella finale, e mi piaceva condividere con voi questo ricordo leggendovi l'articolo che il resto del Carino scrisse il 10 giugno del 1990. Quindi basket concluse ieri le finali. Il figlio di Bryant si scatena e porta l'Arenita al trionfo. La grande kermesse, il basket del futuro, si concluse ieri pomeriggio in Piazza della Vittoria, in un tripudio di sole e colori. E le finali del mini basket hanno visto nell'ultimo giorno arrivare l'attesa inarrestabile zampata delle Leonide. La formazione delle Leonide A ha infatti trionfato nella categoria pilotti nati nel 1978, battendo l'Oro Novellara con un punteggio davvero stratosferico, considerando la categoria e l'età, 101-66. A far prendere la bilancia in favore dei biancorossi reggiani è stato niente meno che il figlio di Joe Bryant, che ha segnato 20 punti, insaccando anche diverse bombe e raccogliendo applausi a scena aperta. Ottima la prova anche di Braglia con 14 punti, nelle finali dell'Orio, incontenibile Fornaciari, che ha realizzato 19 punti. Mi piaceva ricordare questa partita, anche perché all'epoca Kobe non era ancora Kobe, anche l'articolo parla del figlio di Joe Bryant, e in quella finale io ricordo che i giocatori di Novellara erano molto più, diciamo, in soggezione per la presenza di Joe Bryant a fianco della nostra panchina, che non faceva altro che incitare il proprio figlio Kobe mentre giocava. Noi sicuramente eravamo molto stimolati all'epoca perché volevamo fare bella figura davanti a Joe, che all'epoca era lo straniero della panchina stragiana. E niente, questo è il ricordo che volevo portare di Kobe Bryant.